Se oggi mi trovo qui, lo devo a Joshua. Ho atteso questa occasione per 13 anni. Ho dormito per terra, bevuto del fango e ucciso non so più quanti uomini. Hai ragione. L'impero non perdonerà un disertore. Questa sarà la mia migliore occasione. L'ultima. Per questo dovresti unirti a noi. Te l'ho detto, non sono... interessato, lo so. Uno dei miei scout ha individuato un gruppo di marchiati in fuga a nord da qui, nel villaggio imperiale di Ala Perduta. Secondo lui, in mezzo a loro c'è un dominante del fuoco. Interessante. Ne è sicuro? Perché non glielo domandiamo? Non vuol dire che mi unirò a voi. Prepariamoci, forza. Bene. Ah, voglio conoscere sto ragazzo. Oh, oh no, sta venendo qui. Guts, giusto? Forse puoi aiutarmi. Sid mi ha chiesto di preparare la missione. Come dovrei muovermi qui? C'è la vecchia Nan. A pensarci bene, meglio se prima fai un salto da Blackthorn. Un fabbro. E forgia sia, allora. Oh, finalmente mi parla, allora. Aspetta, no, fermo. Ti servirà questa. Altrimenti Blackthorn non ti considererà. Infatti io prima ci ho parlato. Potrebbe non bastare. Ottimo, direi. Proviamo a parlare con Blackthorn, no? Vediamo che ci dice. Il primo fabbro da visitare, ragazzi. Sei tu, Blackthorn? Perché? Non ho tempo per le chiacchiere. Non sono qui per quello. Accompagnerò Sid dalla perduta e ho bisogno che controlli il mio equipaggiamento. Potresti anche accompagnare la dea Grigor nelle sue sacre camere da letto. Non alzerò un dito per te. Davvero? Contrabbando, ci piace. Un liquore disgustoso, più adatto a rimuovere l'olio della tela dei pittori che a essere bevuto. Dona alle reclute stressate qualche raro momento di dolce oblio durante il loro lungo e arduo viaggio a nord del continente. Guarda che te do, zio. Allora la vuoi o no? Se no me la tengo. Dannato Guts. Va bene, ma non mi mettere fretta. Nessuna fretta. Vediamo come sei messo. Oh. Non resisterebbe neanche a una scoreggia di Moguri. Oh no! Maledetti imperiali. Condannano i portatori a morte con questo equipaggiamento. Farò il possibile. Soltanto come favore a Guts. Allora, un fabbro può potenziare equipaggiamenti o crearne di nuovi, a patto che tu abbia le istruzioni e i materiali adeguati. Seleziona un oggetto evidenziato dall'elenco e tieni premuto X per crearlo o potenziarlo. Ok. Cintura di ferro più non mi dà più 23. Che mi richiede? Materiale limatura di ferro 12 di 12. Non 12, proprio tempo perfetto perfetto. Vabbè, facciamolo se mi richiede solo questo. Sì. Con questa cintura siamo pari. Se vuoi qualcos'altro, dovrai portarmi i materiali. Ah no, me l'ha fatta gratis questa per rum, perfetto. Grazie. Me l'ha fatta gratis per... Un consiglio. Non lasciare che Sid decida cosa è meglio per te. Caso di sprecarli, io non li uso, ragazzi. Ti va un boccale da Kenneth una volta finito qui? Titano che caga macigni, sì. Titano che caga macigni. Allora, andiamo a ringraziare Getz, ragazzi. Riprenditi tutto. Ecco. E via quella testa di rame. Bello, bro. Ti ringrazio. Ha funzionato. Io... Forza, su. Siamo arrivati. Uh,
Su, coperte, fai in fretta. Bene, mettiamolo comodo mentre preparo nel letto. Beh, state lì impalati! Qualcuno porti dell'acqua! Vado a prendere un secchio! Tu va a vedere se a Otto serve qualcosa, eh? Sì, vado. Il secchio... Cosa? Ehi, ma io... In che cazzo di casino mi sono cacciato? Chi sono? Portatori imperiali liberati. E tu chi sei? Sono Stream Riders, raga. Merda, così non supererà la notte. Pensi di trovare le scale dell'infermeria? Ci serve Taria. Su, dai! Muovi quelle chiappe! Sì, 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 lo era quella che badava a Jill. Eccola, 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 finalmente la conosciamo. La tua amica deve riposare. Le rimpatriate strappalacrime dovranno aspettare. Non sono qui per Jill. Ti vogliono di sotto. Dei portatori feriti hanno bisogno di cure. Perché non l'hai detto subito? Te l'ho detto. Ah no, bro, perdonami. Quelle sono complessive, perdonami, no. È la season che devi guardare. 19 win season 7. Quando arrivi a 25 win ti danno la moneta, bro. Perdonami. Lui si rimetterà, ma dovrò visitarli entrambi in infermeria. Ho sbagliato io a contare. Ci sarà molto da fare. Switcho di qua, regà, switcho di qua perché copro troppo i sottotitoli, non mi piace. Un'altra bella giornata al rifugio. Molti portatori arrivano qui in questo stato. Non è semplice liberarsi delle catene. Per molti di loro è già troppo tardi, una volta trovato il coraggio. Questi sono quelli fortunati. Mi chiamo Otto. Se hai bisogno, chiedi pure. Allora, Otto, vorrei dei rifornimenti. Ah, davvero? Allora Lady Caron laggiù sarà più che lieta di aiutarti. Bene. Ah, e grazie. Ci vediamo. Ne dubito. Rimarrò poco. È così, cheat. Cheat. Beh, finché sarai qui con noi, considerati il benvenuto. Ci hai aiutato. Ce lo ricorderemo. Vai, andiamo avanti con la main quest, ragazzi, let's go. Mi servono provviste per il viaggio ad Ala Perduta. Otto ha detto che potresti averle. Ma come? Il nuovo arrivato pensa di poter venire a fare richieste a una povera matrona senza neanche presentarsi? Sono Clive. Bene, Clive. Mi dicono che il cane è tuo. Da quando ha seguito Sid fin qui... Gli ho sempre riempito la pancia e accarezzato il collo. Immagino che ora sia compito tuo, a meno che tu non lo perda ancora. Non si ripeterà. Grazie per esserti presa cura di lui. Quindi? Volevi comprare qualcosa? Che c'è? Pensavi che avrei regalato a Vossignoria le mie sudate merci mentre tu ti pavoneggi con le tasche piene di Gil? La vita non funziona così, ragazzo. Quindi fammi vedere un po' i soldi. È tutto. Oh, non hai che una manciata di Gil. Poi c'ho 1200 Gil, ma che vuoi? Oh, adesso vuoi lui. Dopo tutto quello che ho fatto per te. D'accordo. D'accordo, allora farò un'eccezione. Ma soltanto per questa volta. Ho la bottega piena e devo fare spazio per il prossimo carico.
Grazie. Non dirlo a me. Ringrazia il tuo cane. Bello Torgal. Ti si ama. Vediamo le sacche, ragazzi, che ci servono. E dobbiamo... Che succede? Calma, eh. Pietra a rete. Le pietre a rete è ora accessibile. Questo scenario di battaglia virtuale personalizzabile offre a Clive un luogo sicuro dove provare nuove abilità e allenarsi contro ogni tipo di nemico. Ulteriori opzioni saranno disponibili man mano che Clive progredirà. Bello anche questo, ragazzi. Una sorta di arena. Sci della pietra a rete. Sì, sì. Hai finito? Stai già andando via, non è vero? Mi mancherai più di tutti, Lady Caron, come sempre. Non che la cosa ti freni, Lady, giusto? Caron. Ci divertiremo. Già. Prendi i rifornimenti, raggiungi Gran Bosco. Usciamo o apro mappa locale? Vediamo un po'. Brava, bella. Hai fame? Vuoi aprire la mappa del mondo? Sì. Sì, sì, ok, quindi c'è proprio il limite. E arriviamo a Gran Bosco. Così profondo e vasto è Gran Bosco, che funge da barriera difensiva tra la fascia cristallina e il Sacro Impero. Ok, quindi ci avviciniamo. Mentre i suoi cittadini sconsigliano ai viandanti più temerari di esplorare la notte eterna di questa foresta. Notte? Notte eterna? Quindi è sempre notte? Interessante. Non è vero. Allora forse notte eterna, perché quando vai di notte è molto lunga. E mosche, zanzare, no? Maledette sangue mosche. Alle sangue mosche. Dovevamo prendere la via del cristallo. Hai dimenticato che siamo fuori legge. Vuoi alle calcagna tutti i cacciatori di taglie da qui? Alla sacra capitale? Inoltre, che male c'è a prendere una scorciatoia nella natura? Va via. Le terre morte avanzano di giorno in giorno. È un miracolo che esista ancora un luogo del genere, incluse le sangue mosche. Presto torneremo in territorio imperiale. Stai bene? Mai stato meglio. Non l'avrei detto. Non l'avrei detto, ma a cagare, Sid. Maledetto. Bello Torgal. Davvero un ottimo segugio. Abile nella caccia e coraggioso. È bello rivederti, Torgal. Forza, non vorrei passare la notte nella foresta. È meglio di no. Appunto. Chissà che succede nella notte nella foresta. Sono interessante. Forse qualche mostro terribile. Il mio amico di un eroe, Torgal, si è unito al gruppo e combatterà al fianco di Clive. Oh, cominciamo a capirne qualcosa. Ma usa a sinistra per scorrere tra le scorciatoie oggetti e i comandi animali. Sono disponibili i seguenti tre animali: morso, cura e assalto. Azzo, mi cura pure, regà. Top. E fa salto, lancia un nemico in aria, perfetto. Usa guari su Clive. Usa cura su Clive. Ah, guari no, è una pozione, raga, è una magia, mi sa. Grandissimo. Gumi, ragazzi, in chat. Type Dragon, mi raccomando, tirate la Pokéball. Gumi in chat. Drago, 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 Drago. Io vado della solita Ultra Ball. Ok. L'accessorio noto come l'anello della rapida assistenza elimina la necessità di impartire comandi a Torgal. Quando questo oggetto è equipaggiato, Torgal attacca e sicura in automatico in base alla situazione della battaglia in corso. Ti ho detto che ci saranno bestie letali? Ci saranno bestie letali, ma un assassino addestrato può gestirlo. Mi rassicuri, grazie.
Non c'è di che. Per questo è la scorciatoia. Sì, infatti non vedo l'ora che si risvegli, cavolo, Dani, non vedo l'ora. Io penso che dopo questa spedizione la rivediamo, spero, confido. Sarà l'emozione. L'avrà dati per dispersi entrambi, capirai. Forse sono affabili come Thorgal, oppure non lo sono. Thorgal. GG Jack, grande catch, grande Jackone, grande. Io continuo a ultramissare i drago come se non ci fosse un domani. C'è ancora un po' di strada. Buono, altra esperienza, altro aumento di livello, ragazzi, dai. Ragazzi, ditemi se è troppo alto l'audio, eh. Dove vanno? Oh oh. Oh oh. Oh oh. Meno male. Mamma mia, che paura. Il nome di Grigor, che cosa ci fa così a sud? Cerca cibo. Non ci sono più lupi a nord. È stato tra i primi luoghi di Ciclonia a cedere alla piaga. Perfetto, Flamio, perfetto. Poveraccio. Lo inviterei a prendere il tè se grazie non temessi per il cane. Ragazzi. Cerchiamo di stargli alla larga. Cheat, tanto sicuramente, ragazzi. Sai quando ho parlato di bestie letali? Beh, ecco qui, gli arbusti non sono da meno. Me lo dici soltanto adesso. Aia. E le sterpaglie sono a posto. Riprendo il comando. Aspetta, fammi raccogliere un po' di roba, bro. Ok. Vai, possiamo andare. Dopo di te. Ah, ti ringrazio. Una bestia, Clive, si incolla i tronchi. Le rovine sono ovunque, eh? Adesso abbassiamo, allora, Dani. Se sono troppo alti gli effetti, secondo alcuni, abbasso. Un tempo oscuravano le stelle. Non gli restava che scavare sottoterra. C'è qualcosa da imparare in questo. Ma non ora. Dai. Spettacolo. Allora, al volo, ragazzi, mi guardo un attimo. Sistema. Audio. Volume principale 70. Volume musica 80. Volume musica lo mettiamo a 70. Volume effetti lo mettiamo a 50. 55. Occhio alla testa. Ditemi poi nei fight se va meglio, ragazzi. Non so quanto influisce questa diminuzione. Penso siano quelli, Dani, gli effetti, perché non...
Non è altro. Dovrebbero essere quelli là, i suoni della spada, i suoni dei rumori di Clive. Dovrebbero essere quelli gli effetti, ragazzi. Musica è la musica, voci voci, effetti è quello. Proviamolo. Se non dovesse andare bene, correggiamo il tiro passo passo, dai. Datemi un po' di supporto qui all'inizio, ragazzi, così bilanciamo tutto. Smettila di ammirare il panorama e scendi immediatamente. Sono sceso, madonna di Dio, bro. Eccola. Una viverna. Lo vedo anch'io. Forse è un po' troppo basso. Non è che per caso siete amici? Forse ho abbassato un po' troppo gli effetti. Aia. Forse devo alzare un pochino gli effetti. Allora, artiglio di viverna. Analizzando attentamente la zampa di una viverna, si nota che l'artiglio centrale è considerevolmente più lungo degli altri. Questa appendice estesa viene usata per lacerare le parti carnose della preda, causando gravi emorragie e indebolendola per poi finirla. Usato per la creazione. Zanna affilata. Se c'è una cosa che alla fauna di Valestea non manca, sono le lunghe e affilate zanne che adornano le fauci bavose. Pertanto i valisteani, abbastanza fortunati da sopravvivere a tali zanne, hanno sviluppato nuovi modi ingegnosi di trasformarle in una miriade di articoli, dalle posate alla bigiotteria usata per la creazione. Per me è perfetto, va bene Dani, perfetto. Guarda, io alzavo, perché in cuffia mi sembra l'effetto un po' passivo, alzo proprio di 5 gli effetti, ma proprio di 5. Ci deve essere un nido, occhi aperti. Audio metto a 60, basta. Okay. Il drago quando c'è il ruggito era proprio un po' troppo scarno. Beh, a quanto pare di qui non si passa. Ammetto che non me l'aspettavo. Amico mio, che c'è? Che c'è, Bel? Almeno tu conosci. No, mi porta istinto animale. Perché affidarti al tuo istinto animale quando hai un vero animale al tuo fianco? Se dovessi perderti, tieni premuto alle 3 e fatti indicare la giusta direzione da Torgal. Schi. Grazie, Torgal. Ma mi ha portato a un segreto. Ma è grande, Torgal. Bello, Torgherone mio. Ah no, è proprio qua per passare, grande. Che musiche, ragazzi, pure, eh. Mamma mia, che bello. Inizia veramente bene, ragazzi. Inizia veramente bene l'avventura di Final Fantasy VII. Speriamo che mantenga gli standard alti, speriamo. Aspettate che volevo vedere... Ho preso nella cassa... Pelle insanguinata, se trattata adeguatamente con urina, calce e sale e poi lasciata macerare a lungo nella materia cerebrale dei chocobo, questa pelle diventerà un magnifico pezzo di cuoio. Ma pensate,
e cenere magica. Tutto il creato esiste grazie all'etere. L'etere è ciò che dà forma a vita a ogni cosa. Quando un oggetto viene affidato alle fiamme, sia per usura, per incidente o per intervento ostile, l'etere contenuto al suo interno viene liberato e restituito alla terra. Tuttavia ci sono rari casi in cui una carica elementale resta intrappolata nei detriti e i fabbri più abili possono incanalare tali energie per usarle nelle proprie creazioni. Quindi esce fuori la cenere magica. Wow. Bene. Bene, bene, bene. Beh, non mi sembrano felici. Questa volta io non c'entro. Basta così. Ma è ridicolo. Io adoro i lupi. Dubito che a loro importi, Sid. Sta giù. Basta così, è finita. Siamo stati costretti. Non vuol dire che mi piaccia. No, infatti. Vabbè, però le 3 di Torgal per mostrarti la strada è un po' troppo semplice. È un altro aiuto esagerato per me, ragazzi. Cercheremo di non usarlo. Oddio, mi sa che da qua siamo venuti, però. No, mi sa di no. Vediamo una mappa se me la dà. Una vasta foresta nella parte sud-occidentale di Sanbreque. Qui la fauna prospera, ma negli ultimi anni il delicato equilibrio del suo ecosistema è stato sconvolto dall'espansione della piaga, che ha causato la migrazione di molti animali. È divenuto così pericoloso che ormai ben pochi viandanti osano avventurarsi al suo interno di Gran Bosco. Perfetto. Allora, andiamo a far partire Stream Riders, ragazzi. Dai, sono contento che siamo in 9, raga. Siamo in 9 su Stream Riders. Direi premia quando sei molto lungo nelle live, da più visibilità. Mi sono accorto di questo. Guarda Natani, in terza posizione, seconda adesso, prima adesso, una killa di tutti lei, ho tutto il suo rog, grande Dani. E infatti ti vinci pure le 200 monete, brava. Partiamo con la penultima di questa run e andiamo di moschettiere, che tanto non usiamo il moschettiere. Vai. Torniamo a Gran Bosco. Che succede? Occhio, arriva pure il Pokémon, raga. Ci abbiamo provato ad aggirarlo, ma non ci ha detto bene. Cherubi in chat, raga.